Se tornassi indietro lo rifarei esattamente così. Ivan Marconi, parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che vedete alle mie spalle, ha cacciato da casa sua due ladri completamente da solo. C'era questa porta, lui di qua, io di là, ha tentato di darmi un calcio, l'avevo afferrato, capito? L'altro invece è subito scappato di qui, capite bene? È doppia. Mentre io lottavo con quello, questo ha aperto la finestra e si è buttato giù di qui. E l'altro ce l'ha fatta poi a chiudere, tentando di darmi il calcio, e quindi ha lasciato la presa. In due, mercoledì scorso, intorno all'una, hanno tentato di rubare in casa di questo parroco. I ladri hanno addirittura suonato il campanello per capire se c'era qualcuno. Il parroco stava riposando sul divano e non ha risposto. Così sono entrati dalla finestra del bagno, che non era chiusa. Ho sentito un po' bisbigliare nel divano, dietro la sala, dietro la porta, perché ho visto aprire quella porta, uno affacciarsi, alto, però non mi ha visto perché era nuvolo, quando è buio era un po' tutto. E quindi no, l'ha guardato, non c'è nessuno, mentre io ero lì dietro la porta. E quindi io ho capito subito, no, che erano entrate, e quindi la reazione mia istintiva è stata quella di affrontarli. Nonostante i suoi parrocchiani e persino il vescovo lo abbia chiamato in questi giorni per sincerarsi che stesse bene, per lui affrontare questi due è stata quasi una barzelletta. Don Ivan, infatti, è stato colui che assieme all'allora parroco di Santa Firmina aveva trattato con i rapitori di Francesco del Tongo. Era il 1980 e Francesco aveva soltanto 8 anni. In questi giorni qui, 39 anni fa, aprile-maggio, poi lo rilasciarono il 15 giugno. Ho avuto esperienze con le armi proprio puntate, parlo di 40 anni fa, ma insomma, rapimento del Tongo, tutta un'altra storia, per cui che vuol che sia questo.